La terza sfida, che è al Palazzetto dello Sport di Via Senna a Montesilvano e valevole per i quarti di finale delle Final Eight femminili, mette di fronte le padrone di casa del Montesilvano alle marsicane dello scacco matto Tagliacozzo. Le due squadre arrivano all'atto conclusivo della stagione di Coppa con un cammino identico anche in campionato, essendo entrambe attestate in quinta posizione con 18 punti ciascuna e con le medesime aspirazioni di ingresso nella griglia playoff. Contrariamente al grande equilibrio che si potrebbe presumere dai freddi dati statistici, i valori che si vedono immediatamente al momento di lasciare la parola al campo denotano al contrario una evidente preponderanza della truppa di mister Luca Di Muzio, che si propone subito con una temibile conclusione della corsia mancina disinnescata con affanno da Spaziani. Quest'ultima deve arrendersi al quarto per opera di Romano, che va a segno con un gran destro dalla distanza sfruttando una indecisione di Quaresima. Le marsicane non hanno neanche il tempo di scuotersi, visto che qualche minuto dopo arriva il secondo dispiacere di giornata, sempre per opera di Romano, che stavolta gonfia il sacco da distanza ravvicinata dopo aver chiuso al meglio la triangolazione con Di Vincenzo. La gara passa virtualmente ai titoli di coda allorquando il Montesilvano arrotonda ulteriormente il punteggio con Suriano, che va a bersaglio con un tocco al centro sugli sviluppi di un tiro d'angolo. Non è finita, visto che al 24esimo arriva anche la quarta segnatura, che permette anche a Febo di entrare nel tabellino marcatori dopo aver lasciato sul posto un paio di avversarie. Prima dell'intervallo il risultato assume proporzioni imbarazzanti per la compagine marsicana, costretta a subire il quinto passivo di giornata. Stavolta segna Di Vincenzo, che realizza con un piatto di prima intenzione raccogliendo la rimessa laterale di Piattelli. Il monologo del Montesilvano si riconferma anche in avvio di ripresa, anche se stavolta il guizzo di Febo viene disinnescato da Spaziani, che si rifugia a fondo campo. Al 14esimo arriva il primo tiro in porta significativo della compagine di mister Cimei, che va anche a bersaglio con Di Mascio, la quale trova lo spazio per scattare sulla destra e approfittare dell'uscita dai pali di Di Biase per castigarla con un perfido diagonale. Si tratta di una gioia effimera per la squadra aquilana, che al 21esimo affonda nuovamente a causa del sesto sigillo del Montesilvano, griffato da Romano, che firma la sua tripletta personale con un guizzo ravvicinato che anticipa la sua diretta rivale Selle e il portiere Spaziani. Ininfluente ai fini del risultato l'ultimo affondo del Tagliacozzo, con Di Biase e compagni che depotenziano l'acuto marsicano e festeggiano la proda alle semifinali, dove se la vedranno con le cugine del centro storico Montesilvano. Arianna Battini, centrale difensivo della Tagliacozzo, una partita che si è messa, diciamo, in salita dall'inizio. Purtroppo abbiamo dei problemi con le giocatrici, alcune infortunate, alcune che purtroppo lavorano, quindi abbiamo un allenamento un po' così, però ce l'abbiamo messa tutta. Il secondo tempo abbiamo provato a recuperare e sfortunatamente non ce l'abbiamo fatta. Anche perché questo è un periodo anche sotto le feste, quindi è un po' brutto anche come periodo. Abbastanza. Diciamo che il poco allenamento ci ha tagliato le gambe. E invece per il Montesilvano abbiamo Romano e Elisabetta, centrale difensivo ma un po' tutto campo. Al contrario del Tagliacozzo, voi invece la partita vi si è messo subito in discesa, a tal punto che non avete mai subito il Tagliacozzo. Beh, insomma, qualche minutino alla fine, inizio secondo tempo, abbiamo subito qualcosina, un po' di cali di tensione, però abbiamo preparato la partita al meglio, ci siamo concentrate molto, abbiamo giocato di squadra, abbiamo sfruttato tutto quello che potevamo sfruttare e per fortuna la partita è andata bene. E non finisce qui, domani vi attendono le semifinali. Sì, domani partitone, vediamo a breve chi sarà la vincitrice e contro chi ci scontreremo. Speriamo bene. Avete qualche timore di qualche squadra che non vorreste incontrare? No, assolutamente. In campo si vede, chiunque ci sta, proviamo a battere tutti.